Top, top. Faccio il giro largo perché così mi vedete tutto. Qua. Siete tantissimi. Non siete belli però. Dunque, io sono qui perché avevo visto che c'era il webcam anche quest'anno, in realtà me ne sono accorto molto tardi. Io ogni anno vengo qui alla Blockfest, vengo a perdere. Mentre in nomination ho questo modo di qualsiasi categoria. Io mi ricordo nel 71, governo Lambroni, ero candidato come miglior blog culinario, avevo presentato un'orata fantastica. E quindi vabbè, quest'anno ero candidato come al solito, come nel blog letterario, addirittura come sito personale. Il mio sito personale fa 15 visite al giorno. E mia madre ha una commissione. Beh, insomma, facciamolo breve, ho visto che c'era il Red Camera anche quest'anno. L'anno scorso ero stato invitato sul palco all'ultimo momento perché mi trovavo qui, e dato che io scrivo anche poesie, tra le altre cose oltre alle orate, sono una cosa orale, credo. Dunque, ero qui e la mia amica Lelena aveva letto una mia poesia ed è stato molto bello, mi ha fatto i complimenti e siamo stati tutti molto bene. Poi abbiamo mangiato qui nel ristorante di fronte. Quella roba tedesca che fanno qui. Potrei raccontarvi anche il pomeriggio successivo, però mi fermo. E quindi ho visto il Red Camp, bello, quest'anno ho detto mi preparo. Ho letto anche l'introduzione e mi è piaciuta molto. Dovrebbe, forse la scritta la MILF. Io la chiamo MILF perché sono un blogger molto snob. Lo squale, lo chiamo squale. Quando schiaccio un'ape, schiaccio un MILF. E non mai film, potrei andare molto avanti perché la lingua si presta. E dunque leggevo questa introduzione e c'era scritto che si possono raccontare storie in tantissimi modi. Ora cazzo è vero, nel senso che io scrivo, racconto storie ogni giorno, ma come racconto storie? Questo lo starete chiedendo. Come cazzo racconterà questo delle storie ogni giorno? Io sono legato in particolare modo a una forma letteraria che non è la poesia, perché la poesia ha rotto abbastanza i coglioni, dobbiamo dire. Io sono legato alla forma letteraria del Vangelo. Ora voi mi direte, nessuno scrive più Vangeli, vero, ok? Mi sono spostati tutti i social network. Mi trovate, non so, Matteo 33. Oh, cazzo, ho visto Gesù ai Getsemani, ma figo, risponde Luca 11. Farfalline 91, di cui poi non si sono perse le tracce anni dopo. E quindi questa forma del Vangelo, perché mi piace ricordarla oggi? Sentite che enfasi anche quando dico oggi, o cose molto banali. Perché? Perché la scrittura del Vangelo è una scrittura dal basso, innanzitutto. È una scrittura occasionale, non protetta. È una scrittura che avviene ovunque, in qualsiasi modo. Luca non aveva un blog, non aveva WordPress, andava lì e scriveva, beh, che cazzo scrivo di Gesù oggi? E questo non ha fatto nulla, no? Lui incontrava Gesù, non so, al Parco degli Olivi, dove era, una roba lì, quel ristorante, e diceva, ha fatto questo, ha fatto il miracolo, ha risuscitato Lazzaro, cose che Wally fa tranquillamente ogni giorno. All'epoca era così. E quindi si scriveva dove capitava. E io in realtà faccio questo da tantissimi di noi, voi siete tutti su Framefield, quindi sapete che tutti scrivono tutto ovunque in qualsiasi momento, nessuno legge, però tutti continuano a scrivere. E anch'io faccio ogni giorno così, scrivo su Framefield, su Facebook, su Twitter, sulla carta igienica, sui libri di carta, su Barabba, su quello che capita, perché sostanzialmente mi piace scrivere, mi piace meno leggere, ma insomma andiamo avanti così. E allora ho pensato in questi anni tormento, di mettere insieme tutto quello che scrivevo, che negli anni precedenti si era perso tragicamente, perché quando uno lascia un post su Twitter, poi Twitter chiude, probabilmente il tuo post va a puntare. Stessa cosa su Framefield, che è ancora più a rischio chiusura, perché appartiene a Dio. E Dio ha un piano strategico di marketing davvero discutibile. Tu scrivi
scrivono tutta una roba lunghissima, fantastica, il racconto della tua vita su Frankfield. Il giorno dopo chiude Frankfield e quindi dici, cazzo, mi sono svegliato, mi hanno venduto la sua gloria. Da qui il titolo del mio intervento, che so che c'è gente venuta dall'estero a sentire parlare di Sampdoria. Poi dirò qualche aneddoto sulla Sampdoria perché sono molto preparato, comunque non era questo l'argomento. E quindi era importante per mettermi a traccia di tutta questa roba che vado lasciando in giro. Allora ho cominciato a scrivere il book, come fanno tutti, da quando Word ha introdotto il salvataggio in PDF. E quindi ho scritto tantissima roba, ho scritto 3 book, addirittura con un totale forse di 400 pagine di solo di cazzate. Ma davvero, è uno spazio, spazio messo. E in questi book, diciamo, ho scritti 3 fino adesso, si chiamano Ciao sono Padre Pio e i buchi erano in JPEG. Il secondo si chiamava Novembre, il mese in cui nascono i morti. E l'ultimo è Lasci o Bambinello. Sono libri che non hanno avuto molto successo, anche perché li ho regalati spudoratamente, quindi la gente li scarica, non so che uso poi ne abbiamo fatto. Allora, oggi volevo presentare questo modo di scrivere Vangeli, però aggregato in una forma molto più corta, sintetica, che può stare in 5-10 minuti, rielaborando quel concetto della scrittura automatica che gli psichiatri hanno usato per tanto tempo, però adeguata al nuovo linguaggio della scrittura su internet. Quindi è una scrittura automatica che sì, parte dal subconscio, dal cervello, attraversa le membra e poi però non sputa, non va a finire fuori nel mondo così come nata, ma si ritrova in un circolo di fricchettoni sostanzialmente, perché la scrittura su internet è una scrittura che va a finire in un mondo abitato di qualsiasi tipo di umanità. E da questo tipo di umanità poi riceve anche valore, perché ogni cazzata si amplifica, la gente commenta, arriva Beneforti che scrive un commento fondamentale, insomma c'è tutto un mondo di... Sì, quello lo facciamo dopo come del male. E quindi ho fatto questo tentativo di aggregare tutti questi post scritti ovunque in una sorta di sunto che ovviamente non avrà alcun senso, perché sono post scritti in tempi diversi, con motivazioni diverse, e quindi sono venuti fuori così come sono. Ora, io questo pezzo di richiamarmi ai miei 2 pilastri, diciamo, culturali. Uno, come diceva Galileo, è sempre per è il Tutto nel Manifesto. L'altro è il Concilio Vaticano II, infatti è un po' la mia stella polare, le Madonne sono conversazioni. E dunque, dicevo, sono attaccato a questo vezzo del Concilio Vaticano II, la popolarità, l'essere popolare della parola, della scrittura, perché sentire quanta roba che coincide. E quindi ho cercato di spezzettare questo lungo racconto in, non so, 7-8 parti. Alla fine di ogni parte vi lascio una piccola pausa per riflettere. Mi piacerebbe che magari se dovessi darvi un input, tipo Cristo Pietà, voi potreste anche rispondere, insomma, Cristo Pietà, Signore Pietà, ok. Cristo Pietà. Allora, ci sarà una grande escalation mistica, quindi ci sono molti riferimenti alla fede, alla cristianità. Io credo molto in Dio, infatti mi chiamo Azel anche per questo. Tutto il misticismo è molto presente nella mia scrittura. Se ci sono cattolici in sala, non lo so, o anche ciliaci, comunque categorie protette, mi scuso magari per se ci dovessero essere delle incomprensioni, che il più delle volte quelle che per voi sono bestemmie, per me sono ricette. Questa cosa non si toglie a voi, insomma, venendoci incontro, no, è un'altra storia. Allora, vado a leggere. All'interno di ogni pezzetto farò pochissime pause, in
in modo da non lasciarmi il tempo di capire i singoli posti. Comincio con una preghiera per rispetto che ho per tutte le piccole utilità che come Dio. Salve o regina, a te ricordiamo Esu, figli di Eva, che già sembra una bestemmia, ma a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsu dunque, avvocata nostra, volgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, dolce Vergine Maria. Scusa la rima. Il corpo di Cristo è stato uno dei primissimi cibi da sporto. Un Cristo accettabile non avrebbe promesso la salvezza, avrebbe promesso almeno la buona uleva. Io certo. Pensare che nel mondo si metta uomini e metà donne sembra che ci hanno fatto apposta per fare le maialate. Benedetto XVI abuso la credibilità della Chiesa, non quanto mangiare asparagi qualche ora prima, ma insomma, di questo passo dobbiamo trovarci crocifissi nelle scuole. La religione cattolica è quella religione fantastica per la quale se hai in casa ostie, pomodori, basilico, mozzarella, puoi tranquillamente fare la parmigiana di Cristo. Benedetto XVI ammonisce, battere il peccato anche nella chiesa e poi aspettare il risultato del Siena. E insomma, le madonne piangono, gli alieni fanno i cerchi, ci mancano gli gnomi che si fanno le seghe. La bestemmia di oggi è Tadan Agatha Christie. All'università, quando dovevo spiegare il positivismo, avevo ricordare che gli americani misurano i cazzi non in centimetri come noi, ma in pollici. Comunque sono sempre più convinto che a Dio gli ha messo un nome corto per non farci perdere tempo. Signore, Gesù deve essere il passato remoto di qualcosa di grosso. La verità è che mannaggia dovrebbe essere un verbo. Se quando uno ti mostra un foglio di sede, tu guardi comunque il titolo. E allora non c'è proprio niente da fare. Quando una che si chiama Contessa Alberica Filo della Torre viene uccisa da uno che si chiama Domestico Filippino, allora ci scappa un impercettibile, appena sussurrato, Filo della Torre a sto cazzo. Usare lo sciopero come strumento di lotta con la disoccupazione al 6000% è come pensare di corteggiare una bellissima donna facendole vedere lo swatch nuovo nuovo. Che ci fosse qualcosa che non andava avremmo dovuto capirlo quando a un certo punto, a metà degli anni Ottanta, a scuola ci hanno detto che da lì in avanti le ore sarebbero state di 50 minuti. Noi siamo una generazione che non è riuscita a fare la rivoluzione nonostante tutte quelle cazzo di fialette di ginseng. Io quelli che lavorano e sono entusiasti del proprio lavoro e magari cercano nel lavoro pure la propria realizzazione, io quelli li guardo sempre con lo stupore malinconico, e poi guardo l'uovo lesso quando ancora sta nell'acqua e fa l'uomo verso il mondo decisivo della Libia. Se passa alla posizione americana si procederà con la no-fly zone, se prevale la posizione europea va giù Balotelli. Il vero casino del nucleare è che ti perdi quel buon profumo della carta. Quando sei giù e dici va bene ora lascio tutto e scappo via, vaffanculo, ecco, in quel momento preciso siediti un attimo, ricordati che Mauro Repetto fa l'animatore a Disneyland Parigi. La tua libertà finisce dove finisce quella degli altri, uguale uguale, è l'umido. Ora tutti sconvolti perché si sono sciolti Ren, pensate quando si scioglierà Giovanotti. Omicidio Sarascazzi, dopo la figlia, arrestati il fratello e il nipote di Missei. Pare che gli inquirenti siano giunti ai nuovi arresti utilizzando una innovativa tecnica investigativa, persone che potresti conoscere. Generare ottimismo come prima di lui sono Mia Martini. La Canalis è talmente idiota che non solo non vale un cazzo come donna e come soubrette, ma nemmeno come genitivo. La cosa incredibile non è tanto che gli spregevoli e cinici feticisti incuranti dei dolori altrui abbiano trafugato la salma di Mike Bongiorno, quanto che Barbara D'Urso stia fischiettando ininterrottamente da 6 mesi. Ma la cosa davvero emblematica non è che la cifra che ha chiesto Rubi sia quasi esattamente equivalente allo stipendio di Marchionne, ma che entrambe corrispondano a circa 16.000 bambini.
mi piacerebbe fare un figlio e chiamarlo Usigrani, pensare che gli italiani possano indignarsi per una qualsiasi maialata di Berlusconi e come immaginare che la merda possa riuscire a tornare democraticamente in un culo. Ma tu pensa solo se questa origine ha visto la prima presenza della cosa indesiderata. L'altro giorno, mentre andavo per i fatti miei, uno spacciatore mi ha fermato e mi ha detto: ehi, ma ti serve qualcosa? A me non serviva niente, però prima di dirgli no, sono stato lì a far finta di pensare 20 secondi, perché sennò mi pareva di far troppo lo spocchioso. È fondamentale continuare fino al 2013 con questo governo, per completare le riforme istituzionali e ammodernare la macchina amministrativa. L'articolo 1 della nuova Costituzione è quasi pronto. L'Italia è una roba nella quale si tacca pochissimo il cazzo. Dovremmo finanziare la ricerca per fare in modo che Berlusconi possa morire anche più di una volta sola. Comunque Cristo le sue responsabilità ce le ha. Per essere davvero snob, l'ape dovresti chiamarla Ape. Poi un giorno mi spiegherete a cosa cazzo dovevano servire le onde medie. Inizio la giornata come Don Lurio e la finisco come Schopenhauer. Il senso conclusivo del postmoderno è la posa del vino sul fondo del bidet. Ezio Greggio deve morire da piccolo. Il sudore è il metodo che ha ancora per dirti che non ti ci vuole. Cameriere amatissimo, ho chiesto un bicchierino diminutivo di bicchiere e l'ho chiesto di vino diminutivo di vino. Per aumentare la produttività, Tremonti propone di far cadere le festività dove possibile di domenica, di notte dove possibile. La cosa che mi ha sempre lasciato perplesso è che Gesù non aveva nessun tipo di hobby. Il capitalismo sarebbe il sistema perfetto in una società di orchidee. Stamattina c'era un gatto mezzo nascosto nell'erba, l'ho visto, mi ha fatto un meow. Ma non un meow in inglese che si pronunciava comunque miau, no, mi ha fatto proprio un meow. Quando i gipsy king mi dicevano quando sei Maria Dolores mi veniva un cazzo di nervoso. Ghedini ha la bocca della forma
della luna rovesciata, grossolanamente trapezoidale, che si è solito trovare nelle maschere tragiche del teatro greco, oltre che nei più diffusi cassettoni del CES. Il fatto è che i puttanoni in Italia sono troppo di bocca buona. A forza di mettere domande leggeri e freschi ai vini novelli, sono quasi certo che la prossima bottiglia che prenderò alla Cox si chiamerà Refosco Puttanella. Il problema di Versani è che tu lo senti e dici, ok, è una persona seria, magari un amministratore capace. Poi lo risenti e pensi che sì, se dovesse governare forse le strade sarebbero più pulite, magari ci sarebbe meno traffico, si starebbe tutti un po' meglio, ma non smetterebbe mai di più. La fatica è sedersi senza farsi notare. La gente vota la Lega perché i leghisti vanno con la ricercatezza dei calciatori e il piglio del puttano. Ieri al supermercato c'era un vecchio che bestemmiava contro il prosciutto cotto. Secondo me aveva le sue ragioni. Bersani è monotono come una squadra fatta solo di Filippi Neri. Dei sogni. Secondo me, questo fatto che adesso sono tutti appassionati di fotografia è come quando a un certo punto tutti hanno cominciato a comprare le mountain bike chiamandole mountain bike. Quando piove così tanto è solo perché evidentemente quello che piove non è riuscito a mandar giù mattoni forati. Quando vi dico di andare a fanculo non è tanto per augurarvi il viaggio, quanto perché spero che poi ci restiamo. Adesso Vasco Brondi non è ancora scritto per questione di tempo. Passerò a prenderti per fare sesso sui cadaveri degli ingegneri. Le cose morte durano tantissimo. La russa, io come D'Annunzio, bocchino, cazzo. È proprio bello cambiare casa, inventarsi un modo per farla propria, arredarla, colorarla, sistemarla. È bello. C'è un solo effetto collaterale, mi sono venuti i muscoli ai coglioni. A Pompei crolla la casa del moralista. Boom. Niente allarmismi. Difenderemo con i denti quella del cacacazzo. Tutto sommato, certe cose della riforma Gemmini non sono male. Se sei ricercatore, dopo 6 anni di precariato puoi diventare professore. Altrimenti vai in Europa League. I nostri nonni hanno combattuto per prendere il Bigorzo e Portalame, ma a noi anche abbiamo combattuto per prendere telecapodistra e Boeing. Secondo me la Binetti quando muore poi risorge perché fa schifo al cazzo pure alla morte. Io per dire sono talmente contro la vita che sono a favore dell'eutanasia anche quando il malato non vuole. Non mi fa male la testa, mi spiega il cervello due cose che non funzionano mai: le stampanti, i deuteronomi. E poi quella cosa che la Madonna e il San Giuseppe non avevano trovato l'albergo, va bene, ma cazzo, tra un albergo e una grotta, una via di mezzo, secondo me ci sta. Il Partito Democratico ha la straordinaria capacità di essere sempre non sul pezzo, ma intorno al. Il brutto di quando guardi una persona idiota negli occhi è che tu cerchi di guardarlo in faccia, all'interno intorno al naso, in fronte, ma l'occhio ti va sempre là, al DNA, alla genealogia, alla vicenda genetica della sua incurabile stupidità. Ha una cosa, le proteste pacifiche sono utilissime per manifestare contro la vittoria di Giannissa a Sanremo. Basta, lo so, poi basta. Io se incontrassi Berlusconi per strada, non lo picchierei, gli farei il sequestro nuovo. Non c'è niente di più squallido della neve che poi si vede che sotto c'è la terra infangata. Quella è una neve che poteva starsene di là. La verità finale è saper far finta di non essere morti. Nei western i cavalli non muoiono mai perché non sanno recitare. Berlusconi, qualche effetto deve averlo pure prodotto. Se è vero che sono 20 anni che nella mia carta d'identità alla voce stato civile c'è scritto no. Roma ha trovato ordigno sulla mente, le mani non poteva esplodere. Berlusconi, ok, ma poteva avere figli. Sei davvero ubriaco quando a casa ci arrivi, grazie agli odori. Apprendo con sgomento la notizia del rumeno che ha venduto la figlia di 17 anni ad un nomade, ricevendo in presto una bimba di 6 mesi. Ad Eletrano, per ricordare Serascazzi, hanno fatto un calendario che sarà promosso da un cronista di Maria De Filippi. Per il giorno della memoria, già in allerta, mi dà braccio.
ci sono cazzi. Lui appena viene poi prega sulla cappella. Eluana, il padre al Vaticano, l'eutanasia è la sua volontà. E poi no, Lazzaro non è un buon paragone. Alle 2:30 anche un onesto film porno assume i tratti di un'attesa disperata che culminerà inevitabilmente con uno mattino. Ah, comunque, Nino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore. Il senso complessivo del mondo naturale si fonda su una razionalità indominabile che rende discontinuo il pensiero raziocinante dell'uomo nei confronti dell'anomalo, del deforme, dell'immondo. Questa razionalità si svela nella immediata evidenza che nulla al mondo è più merda dei rotondi. Paietta in grau per l'inguerra, occhetto Veltroni, Bersani e nessuno che abbia speso una parola per la schiava Isaura. Nel consesso degli stati industrializzati d'Italia è quello che sta in camera 6 ore di fila con il libro aperto e un occhio nervoso alla porta a far finta di studiare. Se nella sua esecuzione non viene usato niente che abbia la sua collocazione in una ferramenta, non può considerarsi sesso, ma in determinate condizioni aerobica. Secondo me, la questione è che gli Stati Uniti non dovevano conquistare il mondo, dovevano conquistare 24 territori. Contro ordine compagni, libertà effettivamente è star sopra un albero. Ci scusiamo per il disagio della barriera.